Bentornati cari cosi allo Skytz TG, il web TG più esclusivo della rete prodotto da lucreziafuxias.org con il contributo di tanti amici. Questa è una puntata speciale e vi consiglio di gustarvi ogni secondo perché prometto emozioni forti. Siamo a San Valentino, non so se si vede, ovviamente il mazzo è qui per farvi rosicare. Senza altro indugio il sommario. Siamo incinti, nasce Mamme Positive, categoria del blog lucreziafuxias.org, nonché gruppo Facebook, iscrivetevi. Anticipazione, stiamo seguendo un caso segnalatoci dall'amico HIV Bologna, una ricerca che promette di fare molto parlare. San Valentino, la romantica storia di una giovane coppia sierodiscordante. Trench cerca moglie e si fa pubblicità nella sua seguitissima rubrica I consigli del cactus, garantendosi quale esperto massimo di afrodisiaci. A buona intenditrice. E infine i vincitori del concorso L'amore positivo. Eh sì, Lucrezia ha un inquilino. Sebbene sia a dimora da poco più di 30 giorni, ho deciso di condividere fin da subito l'esperienza con aspiranti, simpatizzanti e provetti genitori. Dunque cercate il gruppo Mamme Positive su Facebook o direttamente sul sito lucreziafuxias.org. Ci scambieremo emozioni, commenti, dubbi e consigli. Ovviamente l'invito è esteso anche ai maschietti. Non siate timidi. Molti degli amici di Facebook nell'ultimo mese hanno sentito parlare di una vicenda segnalata da HIV Bologna che ci sta facendo drizzare le antenne in attesa di saperne qualcosa in più. Stiamo parlando della ricerca svolta dal dottor Andrea Savarino, medico ricercatore presso il reparto di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e da anni impegnato nella ricerca volta a trovare un rimedio all'infezione da HIV. Le sue ricerche si stanno concentrando sulla barriera principale alla eradicazione del virus, vale a dire al risveglio di cellule del sistema immunitario che contengono l'informazione virale in memoria senza che vi sia la replicazione del virus stesso. La sperimentazione effettuata sui macachi è davvero entusiasmante e ci impegniamo a divulgarne quanto prima gli esiti. Abbiamo infatti richiesto un'intervista al ricercatore. Non appena avremo modo di registrarla, dedicheremo ad essa una puntata speciale dello Skytz TG. Quindi restate collegati, gente! Ora preparate i Kleenex, perché vi prometto la giusta dose di commozione prevista per il giorno degli innamorati. Dalla voce della protagonista, una storia d'amore delicata e toccante. Vi raccontiamo una storia d'amore, come tante, milioni al mondo, eppure a suo modo speciale. Di sicuro lo è per i due protagonisti e lo sarà per noi perché ci manda un messaggio di gioia. A maggior ragione perché questo messaggio ci arriva da due giovanissimi innamorati che forse proprio in virtù della loro giovane età hanno deciso con il cuore, come non dovremmo mai scordare di fare noi. Questa è la storia di Simona e Roberto. L'arte e la musica, quella di Battiato e De Gregori, in particolare, sono state le scintille e il trait d'union tra loro. Cominciano a fiorire i primi timidi sguardi, i baci rubati, ma Roberto deve trasferirsi per studiare in una città lontana e non vuole impegnarsi. Simone, invece, ha 23 anni e da quando è nata convive con un ingombrante inquilino, l'HIV. Una verità difficile da confessare a chi si vuole bene. Ma diciamo che io avevo paura a dirglielo, avevo paura di perderlo, ma piano piano, attraverso anche le canzoni che ora rappresentano la nostra storia, tipo quella di Cristiano De André, Cose che non dimentico, oppure Scimmia di Finardi, ho cercato di raccontare il mio passato. Lui faceva finta di non capire. No, poi io sinceramente avevo deciso di lasciarlo definitivamente, di separare i nostri destini, perché avevo paura che lui non mi accettasse.
Invece poi è successo che io gli ho mandato un messaggio appunto di addio, che gli volevo bene, che comunque era meglio che ci separavamo. E come una E bella favola. lui è corso da me a dirmi: no, io credo di aver capito, non ti devi preoccupare, comunque non ci sono state parole, diciamo, soltanto delle parole significative, degli sguardi. E mi ha dedicato la canzone di Battiato, La cura. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Adesso, a distanza di un anno, come procede la situazione? Procede bene. Ovviamente forse le paranoie mie ci sono sempre, la paura che si possa commettere qualche sbaglio, Ovviamente voi però usate tutte le precauzioni del caso, state certo, sì. attenti. Diciamo che la preoccupazione è più da parte tua, comunque, lui è tranquillo. Sì, lui è tranquillo, almeno sembra, poi non so, non posso entrare nella sua mente per sapere se magari involontariamente anche lui si preoccupa. Com'è la vostra storia? È una bella storia, intrigante, complicata come tutte le belle storie. Diciamo che la storia è una delle storie più importanti della mia vita, quindi. Cosa vorresti dire a Roberto oggi che è San Valentino? Che gli voglio un sacco di bene e che è la cosa più bella che mi è capitata nella mia vita. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Chi festeggerà un San Valentino pieno d'amore a chi si prenota almeno per l'anno prossimo. Donne trench cerca l'amorosa. I consigli del cactus. Ma buonasera, buonasera dai consigli del Tasto e di Cactus nei Trench da Mantova. È San Valentino, io non lo festeggerò, oibò, festeggio domani San Firmino, la festa dei single, ma per chi è accompagnato ci sono novità. Quanti prodotti per migliorare la qualità del sesso dal chat senegalese somalo al ginseng, all'eleuterococco, a tante altre mille novità, ma chiediamoci una cosa, maschietti sieropositivi, abbiamo mai fatto un controllino del testosterone? Perché la nostra malattia e le medicine che prendiamo bassano notevolmente. Quindi, non avendo il fegato sfaporato, possiamo fare una curetta di testosterone e vedere la nostra vita rinnovarsi. E ora il migliore augurio a tutti gli innamorati del mondo, a tutte le mille coppie che si baceranno domani, con un pozzo di invidia e tanta felicità a tutti. Mi raccomando il preservativo. A te, Lucrezia. Grazie, Trench, come sempre, superlativo. Per terminare in bellezza, ecco i nomi dei vincitori del concorso L'amore positivo, indetto dal sito lucreziafucsias.org. Per non rovinare l'atmosfera, lascio che i pensieri d'amore giunti in redazione li scopriate da soli sul sito o sul link visibile su Facebook. Cominciamo dai premi di consolazione, ovvero piccole schifezze sature di coloranti e conservanti made in USA. Per non farlo passare da paraculato, anche se lo stile molto particolare incontra del tutto i miei gusti, dei candies vanno al Trench. Stesso riconoscimento a Roberto, fuori concorso perché poeta professionista, nonché a Stefano Usqual di ID, Gennaro HV e Simona per la genuinità dei sentimenti. Per
Ma il premio più consistente lo merita senza dubbio Gianni Rummesk. Ragazzi, non c'è gara, le sue parole di miele mi hanno conquistata al primo assaggio. Quindi tesoro, per te un pacco più voluminoso di dolcetti. E adesso vado a riposarmi un po' in attesa della prestazione culinaria richiesta per la sera di San Valentino. Un bacio a chi si vuole bene, nel senso anche solo a se stessi, è già moltissimo. E mi raccomando, usate sempre il preservativo.